Una nuova risorsa didattica che rappresenta allo stesso tempo un importante riconoscimento giuridico per l'Istituto Magnificat di Gerusalemme. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'Italia ha istituito presso il Magnificat i corsi accademici di primo livello in pianoforte e organo e di secondo livello in musica sacra. In altre parole, la Scuola di Musica della Custodia di Terra Santa accede di diritto allo stato più alto dell'istruzione musicale e potrà rilasciare diplomi di grado universitario riconosciuti in tutta l'Unione Europea. Questo conseguimento è stato possibile grazie alla nuova convenzione stipulata il 26 giugno 2012 a Roma presso il Ministero dell'Istruzione tra l'Istituto Magnificat, rappresentato da Fra Riccardo Ceriani, e il Conservatorio di Vicenza, rappresentato dal direttore Enrico Pisa, alla presenza del sottosegretario di Stato Elena Ugolini e del direttore generale per l'alta formazione artistica e musicale Giorgio Bruno Civelli. È un protocollo d'intesa importante, innanzitutto perché consente al Conservatorio di Vicenza di avere un respiro di tipo internazionale e poi per la qualità dei contenuti oggetto dell'accordo, perché mettono in evidenza la necessità di formare nel settore della musica sacra per l'importanza che può essere in un contesto di tipo internazionale e considerando soprattutto che i corsi che vengono attivati sono definiti con l'ordinamento italiano, quindi a tutti gli effetti gli studenti che frequenteranno questi corsi avranno dei titoli finali dell'ordinamento italiano, quindi con una piena validità nel tessuto europeo. Una considerazione speciale viene riservata al corso accademico di secondo livello in musica sacra, che intende approfondire repertori liturgici e musicali delle diverse confessioni cristiane nell'unico luogo al mondo, Gerusalemme, dove ancora vengono eseguiti in un contesto vitale quotidiano. Perché Gerusalemme? Perché è l'Istituto Magnificat? Perché Gerusalemme è un po' il cuore del mondo e all'interno di questa città si incrociano tradizioni, religioni diverse. Ogni religione ha la sua tradizione musicale e non c'è posto migliore al mondo dove poter incontrare, conoscere direttamente la tradizione musicale delle religioni. E noi sappiamo che la musica è un linguaggio universale ed è una chiave d'accesso al cuore dell'uomo e alla cultura. Per questo l'Istituto Magnificat è in accordo con un conservatorio importante come quello di Vicenza, potranno sicuramente dare un contributo perché questo cuore della realtà che è la musica possa battere, dando un'opportunità ai ragazzi di tutti i paesi, ma soprattutto ai ragazzi palestinesi che frequentano questo istituto. L'istituzione dei corsi accademici giunge nell'anno in cui Magnificat festeggia i suoi 18 anni di attività. Era infatti il 1995 quando il marchigiano padre Armando Pierucci fondò la scuola che tuttora dirige. La scuola è ospitata nel convento di San Salvatore ed è l'unico istituto musicale all'interno delle mura di Gerusalemme, nella città vecchia.